Gentili telespettatori, buona giornata. I due candidati presidenti della regione Emilia-Romagna hanno avuto il loro primo duello in TV. Lei è la Borgonzoni, candidata per il centrodestra, senatrice leghista, e lui è Bonaccini, governatore uscente che si ricandida di nuovo alla presidenza della regione per il Partito Democratico, per il momento solo per il Partito Democratico, perché il Movimento 5 Stelle sarebbe indirizzato a non partecipare a queste elezioni regionali, anche perché i sondaggi lo danno circa al 6%, un numero ancora più basso di quello dell'Umbria, che era al 7,4%, un numero orribilmente più basso. Quindi preferiscono non mostrare nessun numero e non presentarsi né da soli né con il PD. Perché se si presentano col PD si mostra col 6%. Se presentano da soli e il PD perde perché il Movimento 5 Stelle si è presentato da solo e se fossero stati uniti vincevano, il PD farebbe infuriato, farebbe cadere il governo. Quindi Di Maio sceglierà di non presentare il simbolo dei 5 Stelle alle elezioni in Emilia-Romagna. Quindi dalla Berlinguer si incontrano i due candidati presidenti. Lei, 43 anni, già baby leghista a 13 anni, diploma di belle arti, capelli ramati che spiccano sulla camicia bianca. Lui invece 52enne, radici bersaniane, liceo scientifico, occhiali a goccia e barba scolpita, giacca principe di Galles senza cravatta. Ecco i due rivali che si scontrano. Nonostante la fotografia di rito che si danno la mano davanti alla Berlinguer, ma poi subito comincia il battibecco. Quindi la sfida che potrebbe minare il governo Conte 2. Molti dicono di no, molti di sì, ma attenzione, la piccola regione Umbria, con i pochi abitanti che ha già messo in gravi difficoltà il governo, che è in bilico. Figuriamoci la regione rossa per eccellenza, cosa potrebbe succedere se venisse persa dal PD, che la reputa più importante del governo stesso. Queste erano le parole di Bersani di 15 giorni fa. Quindi programma carta bianca, Rai 3 con Bianca Berlinguer. Ma lui, Bonaccini, dice: io troppo solo non ho mica bisogno di balie. Se vinco, ed è possibile, dovrò governare l'Emilia-Romagna come ho fatto finora. Che questo voto serva a mandare a casa il governo Conte è una bugia. Se ministri e parlamentari vogliono venire, sono i benvenuti, perché solo per risolvere problemi io come prima cosa voglio l'autonomia, rivendica appunto Bonaccini. I 5 Stelle potrebbero prendersi la responsabilità di scegliere me. Lui li aveva già invitati, pregati, perché con i 5 Stelle Bonaccini ha discrete possibilità di poter vincere. Senza i 5 Stelle si fa più dura per lui. E poi l'accusa alla Borgonzoni di essere troppo accompagnata da Matteo Salvini. Lei dice: io troppo accompagnata, sono i giornali che mi inseguono soltanto quando sto con Salvini. Comunque tutti rappresentano un partito, anche lui, che gli piaccia o no, ribatte lei, senatrice della Lega, in lizza per un buon pezzo di centrodestra. Noi leghisti attiriamo consensi perché riusciamo a dare risposte che la sinistra non sa dare. Votano gli emiliani e i romagnoli, ma siccome c'è di mezzo una manovra che ha colpito la nostra regione e la colpirà, è ovvio che la discussione si porta a un livello nazionale. Ovviamente la campagna elettorale sarà molto incentrata anche sulla tassa sulla plastica, dove in Emilia-Romagna lavorano decine di migliaia di persone nel settore della plastica, perché l'Emilia-Romagna è leader mondiale nella produzione sia di plastica che di macchinari per la plastica. Quindi attenzione, questo che sta facendo il PD è un assoluto autogol, ma per stare sempre dietro a Luigi Di Maio con i suoi diktat, il Partito Democratico ha accettato questa tassa sulla plastica che il governatore Bonaccini ha detto: ma cosa state facendo? Stiamo per perdere la regione più importante per noi e voi gli mettete una tassa sulla plastica nella regione leader mondiale che produce plastica. Capite la posizione di Bonaccini, che non avrà parole, si guarderà allo specchio, rimarrà lì almeno 15 minuti a guardarsi fisso a se stesso dicendo: ma no, non vi posso dire le parole che
che dirà Bonaccini allo specchio, pensando al suo caro partito che gli sta mettendo i bastoni tra le ruote. Sarà sicuramente anche un cavallo di battaglia, quello della plastica, di Matteo Salvini della Borgonzoni, e vedrete che molte persone cambieranno ulteriormente schieramento proprio per questa tassa sulla plastica, che potrebbe andare a penalizzare anche il loro lavoro, perché la tassa della plastica potrebbe ridurre le commesse e gli ordini di queste aziende, quindi anche il fatturato, e quindi anche le persone che ci lavorano o le persone che ci potrebbero lavorare potrebbero essere assunte. Ricordiamo che l'Emilia-Romagna in questo momento è la regione italiana che ha una disoccupazione più bassa di tutte. Comunque la Borgonzoni è una donna di ferro, senza dubbio, militante già da 13 anni nella Lega di Matteo Salvini, padre iscritto al PD che ha tagliato i ponti con la figlia da quando aveva 6 anni, quindi una donna che si è fatta senza il padre, una donna agguerrita, quella che aveva la maglietta. Parliamo di Bibbiano in Senato, che gliela volevano fare togliere, ma lei aveva solo quella, non la poteva togliere, quindi capite, vi ricordate anche questa scena. Quindi lei già nel 2014 si fece notare quando si prese anche due schiaffi da una Rom durante un'ispezione in un campo nomadi. Poi Salvini l'aveva promossa sottosegretaria ai beni culturali nel governo Conte 1 e poi lanciata alla presidenza della regione Emilia-Romagna, proprio per il suo carattere assolutamente combattivo, e presentata al Paladozza proprio l'altro giorno, mentre i centri sociali circondavano il Paladozza lanciando bottiglie piene di vernice e fumogeni contro polizia e carabinieri schierati intorno a difesa del Paladozza, dove dentro persone democratiche stavano presentando il loro candidato. Ma voi sapete che c'è una certa intolleranza, intransigenza verso chi non la pensa come la sinistra, ne abbiamo parlato tante e tante volte. Mentre lui, Bonaccini, il governatore uscente, è fiducioso perché dice: ho fatto un bel lavoro. Oltre 200 sindaci sono con me. La priorità non è lo ius soli, anche lui dice la tassa sulla plastica. Questa è la regione dove se ne produce di più. Lo ius soli, andiamo con tutti i problemi che ha l'Italia, andiamo a parlare dello ius soli a 45-50 giorni dalle elezioni in Emilia-Romagna, le più importanti per il PD. Quindi vede proprio una confusione nel PD, proprio dai vertici che non sanno dove sparare. Sparano cose a caso così per cercare di avere un'identità e raccattare voti, ma gli italiani non stanno pensando allo ius soli, è solo Zingaretti che sta pensando allo ius soli, solo lui. Nessun italiano in questo momento sta pensando a favorire, a dare cittadinanze più facili agli immigrati o ai figli degli immigrati. E poi dice: ius soli, abbiamo da sistemare il rischio idrogeologico di non solo dell'Emilia Romagna, ma di tutta l'Italia. Intanto lui ha perso 9 kg negli ultimi mesi di dieta, training, posta su Facebook, lui che fa pesi, che fa esercizi, fa addominali, riscuotendo picchi di like, specie femminili, e gli avversari lo accusano di scarsa produttività. E ribadisce di lavorare dalle 12 alle 14 ore al dì, cioè al giorno, no? Adesso può anche contare sul movimento antisalviniano delle sardine che da Piazza Maggiore stanno nuotando in tutta Italia, ovunque ci sia Matteo Salvini, loro arrivano. Cioè, non è che loro arrivano. In ogni posto ci sono delle persone che dicono: posso io organizzare qua a nome delle sardine? E gli organizzatori, quelli che hanno registrato il logo, va bene, organizza tu. Quindi non è che le sardine si spostano o gli iniziali organizzatori si muovono, si formano altre flash mob, altre riunioni con altri organizzatori in nome delle sardine. Questa è la realtà. Intanto vi invito ad iscrivervi al mio canale, e è gratis, ci sono nella community tanti sondaggi a cui potete partecipare giornalmente. Siamo anche su Facebook, Tele Italia Notizie, dove trovate tutti gli stessi video che ci sono in YouTube. Li potete assolutamente condividere sia in Facebook, sia in WhatsApp, in internet, ovunque, sia anche fuori dal
dal web. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi invito a vedere il prossimo video e buona giornata. Arrivederci, grazie.